Sarà domani la chiesa di San Martino di Villa del Ferro nel comune di Valliona, dove il giovane aveva a lungo vissuto, ad ospitare la cerimonia religiosa e il momento d'addio di Constantin Robert Bucur, motociclista, giovane padre morto sabato lungo la salita del Costo mentre si dirigeva verso l'altopiano. Data delle esequie comunicate dai familiari con messa di suffragio alle 15, accomunate nel dolore la comunità di Brendola, dove da ragazzo Constantin era cresciuto frequentando le scuole del luogo, e Altavilla, dove viveva da qualche anno e lavorava. La morte è sopraggiunta all'indomani di un terribile scontro con un pick-up Nissan guidata da un 71enne di Breganze, a quanto sarebbe emerso dai rilievi in fase di manovra di missione lungo la strada provinciale. Il 29enne Bukur lascia una bimba di 5 anni e mezzo, la madre e la sorella qui in Italia, oltre ai tanti parenti in Romania, alcuni dei quali giungeranno tra oggi e domani in Veneto per il funerale. A seguito del decesso, dichiarato nella prima serata di domenica, la Procura Berica ha agito in tempi brevi disponendo l'autopsia sul corpo effettuata ieri al San Bortolo di Vicenza, ospedale dove era spirato. I risultati nei dettagli faranno parte della documentazione acquisita in relazione al processo per omicidio stradale che attende l'automobilista coinvolto nel fatto.